Salve a tutti ragazzi e bentornati su Quei due sul server. Li vedete questi sorrisi? Questi sorrisi sono di soddisfazione. Soddisfazione perché finalmente abbiamo ricevuto un'altra anteprima con un embargo impossibile che non potremo mai superare, però che vi vogliamo raccontare. Allora, vorremmo farvi vedere delle immagini del gioco. In realtà l'embargo impedisce di far vedere sequenze di gameplay anche still, quindi anche ferme. Sì. Allora, vi faremo vedere quello che si può far vedere. Ci hanno detto che possiamo far vedere il logo del gioco. Sì. Il logo lo possiamo far vedere, ma il logo di per sé non dice niente. E faremo fatica anche noi a parole. E sapete che quando c'è da arrampicarsi sugli specchi siamo molto bravi. Però faremo fatica perfino noi a spiegarvi nel dettaglio di cosa si tratta. Sì. Iniziamo dal titolo. Live Files. Semplicissimo, stupidissimo, che farebbe pensare a un gioco del manga. Sì, potrebbe essere un gioco del cavolo, insomma, ne hanno fatte tanti di Second Life, Life Sims, sì, eccetera, eccetera. E sempre di life, si parla sempre di vita, però in questo caso è un simulatore di vita reale. Ed è un gioco che arriva dall'America, dal Giappone? No, arriva dall'Europa, ragazzi, arriva dalla Germania, i Krugtank Studios, che ci... credo sia così la pronuncia. Non lo so. Vabbè, non lo sapremo mai. Comunque sia, questi ragazzi che tra l'altro non hanno presentato il progetto in Greenlight, non hanno fatto nessun tipo di crowdsourcing, niente ragazzi. Questo gioco è nato dalle menti di questi ragazzi, che crediamo essere giovanissimi perché sono il loro primo titolo. Sì. Però hanno spaccato completamente in due l'intero mercato dei videogames. Allora, vi stiamo parlando di realtà virtuale con un simulatore di vita reale. Siamo abituati a vedere The Sims, abbiamo giocato all'ultimo titolo di The Sims. Immaginate la grafica di The Sims, l'avete ben presente? Non c'entra nulla. Un cazzo, anche perché questo gioco gira su un motorino che noi conosciamo e amiamo tantissimo. Sì. Il CryEngine 3. Okay. Detto questo, ragazzi, è già allora, la grafica a posto, ok? CryEngine 3 usato bene. Usato bene. Molto bene. Non so se avete presente alcune sequenze, ma ve le possiamo mettere, di in Crysis 3 quando fanno vedere il volto dei personaggi. Immaginate tutti i personaggi di questo gioco con questo dettaglio grafico. E il gioco è pesante? No. Il gioco è ottimizzato alla perfezione, anche perché in questo caso questi ragazzi hanno pensato bene di ridurre l'ampiezza della mappa di gioco in favore di un'ampiezza concettuale. Tutta la storia, infatti, non si svolge in un mondo aperto gigantesco come può essere una grossa città, ma si svolge in un quartiere. La cosa particolare è che di questo quartiere voi avrete il controllo praticamente su tutti. Voi avete il controllo totale. E quando diciamo totale, ragazzi, intendiamo nella maniera più assoluta. Però abbiamo detto un sacco di cose, ma in realtà non vi abbiamo parlato ancora del gameplay. Ed è infatti concettualmente la cosa più difficile da spiegare in assoluto. Quindi aprite bene le orecchie, state tranquilli, sedetevi, perché questa è una bomba. Voi in questo gioco non siete nulla. Cioè, siete un'entità che si chiama Mian e questa entità riesce a prendere possesso di qualsiasi essere umano sia presente nel gioco. Ora, nel gioco non vi viene dato uno scopo, perché lo scopo dovete darvelo da soli. Potreste prendere possesso di un ragazzino e farlo andare sotto una macchina, farlo investire da una macchina, rovinerete la vita di chi l'ha investito. E cioè, rendetevi conto di che livello di profondità stiamo parlando. Una volta che prendete possesso di una persona, voi potrete giocare a fare Dio con la sua vita. Potrete essere quella persona in tutto e per tutto. Avrete un riassuntino di fianco che vi dirà se avete una moglie, se la vostra relazione è felice, infelice, se la vostra ragazza o moglie aspetta un bambino, se il vostro lavoro va bene, quanto guadagnate.
tutto, saprete tutto e potrete comportarvi di conseguenza. L'unico limite, come abbiamo detto, è che tutti questi rapporti lavorativi, interpersonali tra i vari personaggi sono limitati al quartiere. È tutto ambientato in un quartiere, ma sarebbe impossibile creare un gioco di questo tipo, perlomeno oggi nel 2014, con più ampio respiro. Ma il fatto che vi troviate in un quartiere non blocca assolutamente la vostra creatività, anzi, il fatto che in un breve lasso di tempo riusciate a collegare tanti eventi insieme addirittura riesce a darvi la sensazione di non controllare una persona alla volta, ma di poter avere un controllo globale sulla popolazione del quartiere. Una cosa che abbiamo provato a fare e pensavamo non ci saremmo riusciti e invece questo gioco ce l'ha fatto fare è stato quello di impersonare un uomo appena uscito di galera. Abbiamo preso possesso di un criminale e dalle informazioni avevamo letto che sarebbe uscito in un paio di giorni. Ora, un paio di giorni su questo gioco sono 5-10 minuti a seconda di quanto mandate avanti poi il tempo. Uscito di galera, abbiamo riabilitato quest'uomo. Gli abbiamo trovato un lavoro, gli abbiamo trovato una moglie. Adesso questo personaggio, da criminale, riga dritto. E se noi facessimo questa cosa per ogni criminale del gioco, avremmo una vita perfetta. Tutti che lavorano, tutti che sono felici, oppure potremmo ridurre questo quartiere all'inferno. Ed è quello che abbiamo fatto giusto appena dopo aver riabilitato questo povero uomo. Abbiamo fatto un quartiere di criminali. Avevano a un certo punto tutti un'arma in tasca. Qualsiasi cosa che succedeva, talmente era alto il livello di guardia, qualsiasi cosa, una macchina che ci sono i semafori, una macchina che passava col rosso, la gente si agitava, cominciava a sbroccare, cacciava le pistole e gli sparava contro. E abbiamo eletto a capo banda il parroco. E quindi siamo partiti dal gradino più docile, l'abbiamo trasformato in una belva il parroco, ok? E da lì siamo partiti con tutta la comunità, perché in questo gioco un personaggio riesce ad influenzare gli altri. Cioè, se tu riesci a corrompere il parroco va alla predica, la predica del parroco che cosa fa? Va a comunicare a tutte le persone che sono presenti in quel momento in chiesa, quindi quando due persone parlano in questo gioco si scambiano esperienza. Il parroco ha praticamente passato ai suoi fedeli la voglia di uccidere. Allora, quanti personaggi ci sono in questo gioco? 150, perché 150 è la rete sociale massima che un uomo può sostenere, studi lo dimostrano, ci sono studi apposta, ed è anche la vostra rete normale di vita reale potrebbe reggere al massimo 150 amici, ed è esattamente questo quartiere, è composto da 150 persone. Adesso non sappiamo se più in là si ingrandirà, speriamo di sì. Noi ci stupivamo per il sistema Nemesis dell'ombra di Mordor, ma qui siamo fuori da ogni schema. Prendete Watch Dogs, lì potevate vedere una sola cosa della persona quando gli entravate nel cellulare, quindi quanti soldi aveva in banca e cosa gli stesse per succedere. Qua ce ne stanno 50 volte di più. Sì, okay. È tutto sotto il vostro controllo. L'unico difetto che abbiamo trovato è che i bambini non crescono, cioè anche se passano 3 anni, perché potete andare avanti velocissimi con il tempo. E perché? Perché ve l'abbiamo detto, ci sono personaggi che sono in galera, magari devono scontare 40 anni e voi andate avanti col tempo. Però il problema è che i personaggi non invecchiano, i bambini non crescono, questo è l'unico limite, l'unica forzatura che hanno dovuto applicare per forza di cose a questo gioco. Ma la morte esiste e infatti potete spingere un personaggio ad ucciderne un altro e il tutto, tra l'altro questo non l'abbiamo detto, è in visuale isometrica, quindi come The Sims, dall'alto, ma si può tranquillamente entrare proprio in possesso di un corpo e vedere il tutto in prima persona, anche se i comandi non sono direttamente quelli di un FPS. Un'altra cosa molto carina è che, essendo un'entità maligna o benigna, poi siete voi a deciderlo, potete anche spingere una persona ad ammazzarsi o a compiere atti particolarmente cruenti facendola impazzire, oppure a fargli condurre una vita bellissima di giorno e di notte farlo diventare un assassino. E lui acquisirà questo modo di fare e continuerà a farlo dopo che ne siete usciti. Perché i personaggi hanno il pilota automatico, cioè
non in maniera sempre precisissima, capiamoci, però fondamentalmente tendono a condurre lo stesso stile di vita che voi gli avete fatto condurre. Cioè, se voi un personaggio lo fate andare sempre in un certo pub, lo ritroverete che sta bevendo in quel pub, molto probabilmente. Se voi lo fate parlare con certe persone, probabilmente lo troverete a parlare con quelle persone. Se gli fate fare sesso con una ragazza, lo troverete molto probabilmente a casa di quella ragazza. Se gli andate a, gli fate comprare della droga, probabilmente diventerà un drogato. Se ha inclinazioni violente e voi le assecondate, perché c'è scritto, potrebbe diventare un pazzo assassino che va in giro a ammazzare la gente. Qua ci troviamo di fronte a poliziotti che possono fermarti, possiamo trovarci di fronte a persone che non si fanno derubare facilmente, possiamo trovarci di fronte a ragazze che non accettano la nostra corte e ci mandano in bianco, o davanti a delle perfette mignotte che invece in 5 minuti le portate a... Cioè, ragazzi, è un gioco che secondo noi porterà il mondo dei simulatori ad un altro livello, ad un nuovo livello, il livello che volevamo noi. Sì, esattamente come questo gioco lo volevamo noi, nel senso che vorremmo che ci fosse un gioco così. Ma ve la prendete in culo perché non esiste. E se qualche sviluppatore ha le palle di fare una cosa così, verremmo a baciargli i piedi. Oh, ora forse non è molto chiaro, questo gioco non esiste, ragazzi, ce lo siamo inventato. Abbiamo voluto fare questa recensione completamente fittizia per due motivi. Uno, per farvi capire quanto siamo bravi ad arrampicarci sugli specchi. E due, per farvi capire che il progresso nel campo dei videogames non deve arrivare necessariamente da un nuovo tipo di mirino sul vostro fucile. Non deve arrivare dal pelo dinamico sui fottuti cani. Il progresso nel campo dei videogames deve arrivare nella cura dei piccoli dettagli, perché sono quelli che vi fanno divertire tanto. È arrivato il sistema Nemesis di Shadow of Mordor. L'ombra di Mordor. Bene, speriamo che questa cosa venga adottata in futuro. Ma questo gioco vogliamo. Adesso noi ci stiamo godendo lo spettacolo, eh? Sì, perché a questo punto ci sarà tantissima gente che avrà commentato senza essere arrivata alla fine del video. E questa è una cosa deleteria su YouTube, perché se uno vi fa un troll... Sì, e voi non lo sapete fino alla fine perché non avete visto il video appunto fino alla fine. Quindi vi chiediamo di reggerci il gioco, non spoilerate nei commenti che si tratta di un troll, anzi, scrivete un commento anche intelligente, però scrivete SA, siamo arrivati. Alla così... fine, sì, esatto, quindi scrivete commento, poi alla fine SA, come se fosse una firma, così sappiamo che voi siete arrivati alla fine e sapete che abbiamo scherzato, se no roviniamo la sorpresa e lo scherzone appunto.